Mezz'ora con stile, con Ennio Fazio, sindaco di Ceriale, che credo abbia un aggettivo preferito ed è bellissimo, perché se io le chiedo cosa c'è di bello a Ceriale, lei mi dice c'è un bellissimo teatro, c'è una bellissima passeggiata, è tutto bellissimo. Sì, sicuramente, bellissimo, specie per noi che lo viviamo, che siamo amministratori di quel territorio. Sicuramente ci sono tante cose da migliorare e ci stiamo provando. Però in questi anni abbiamo cercato di caratterizzarci, specie sulla cultura. Siamo anche sede distaccata della Facoltà di Architettura del Paesaggio. Abbiamo fatto una piccola location dove ci sono le foresterie, quindi arrivano i ragazzi, hanno già dato quasi 300 esami, parecchie tesi di laurea, quindi per noi è un fiore all'occhiello, quindi essere, no, partner dell'università. Qua si parla di stile, quindi guardo il sindaco, è molto elegante per essere sabato, no? Grazie. Non è tanto casual, va sempre in giro così? No, io di professione faccio il floricoltore, quindi un'azienda florovivaistica, e quindi sono molto in libertà nella mia azienda. Quando faccio il sindaco devo darmi sicuramente un aspetto che sia più istituzionale. Quindi oggi è vestito in maniera istituzionale. Un po' di eco in questo momento. Si parla di capolavoro, è il tema di Stile Artigiano quest'anno, di questa edizione. Il grande capolavoro di Ceriale, qual è stato in tutti questi anni? È difficile in piccoli comuni come il nostro pensare, no, ai capolavori, però noi abbiamo dei capolavori culturali che sono per esempio la rassegna dei libri di Liguria. È una manifestazione che si tiene tutti gli anni alla fine di agosto per una settimana. È un evento appunto culturale che coinvolge tutta la regione, quindi tutte le pubblicazioni di tutti i libri della regione Liguria vengono esposte in Casa Girardenghi, che è un antico frantoio che abbiamo adibito a questo ruolo, e quindi veramente diventiamo in quella settimana il centro della cultura ligure. Ci sono tanti artigiani a Ceriale? Parecchi, parecchi, non tanti ma parecchi, perché noi, la nostra città è una cittadina turistica, quindi si veste nel momento estivo, no, di questa, ecco, bellezza, no, del mare, di quello che sono, no, il nostro territorio, per proporsi a tutti quelli che sono, no, i nostri gentili ospiti. Una parte di artigiani ci sono, ma però senz'altro non un numero eccessivo. Sindaco, parliamo un attimo di fiori, visto che lei è un esperto. Sì, molto. Mm. Il linguaggio dei fiori. Sa quando si regalano i fiori, insomma, ad esempio a una donna, rose rosse, ha un significato. Al di là di quello, sì, mi dà altri significati per i fiori che si potrebbero regalare a una donna? Molti sono i significati, però ecco, noi vorrei far presente che io vengo da un territorio che praticamente è una piccola parte del territorio in Gauno di Alvenga. In quel territorio lì siamo leader a livello europeo delle piante in vaso, quindi si producono alcuni milioni di piante che vanno special modo in Germania. E una delle piante che è veramente leader nel nostro territorio è la margherita, che è un grande successo in Germania. In Germania. Davvero? Sicuramente, è molto apprezzata in Germania. Sarà una combinazione, ma il nome più diffuso in Germania è Margherita. Quindi noi viviamo di questo mercato e quindi sicuramente per noi è una cosa importantissima. La margherita quando si può regalare? Nella stagione primaverile, la produzione inizia dalla fine di febbraio, va fino a tutto maggio. Va bene in quale occasione, ad esempio? Un battesimo? Si può portare un mazzo di margherite? Ma noi, ripeto, noi facciamo piante in vaso, quindi sì, sono piante generalmente per esterno, per giardini. Però quindi, è un esperto di margherite adesso. Sicuramente, sicuramente. E le margherite quindi sono diventate veramente il fiore leader. Parliamo di parecchi milioni di piante in vaso, parecchi milioni. Quindi la Germania è invasa di margherite? Sì, quando siamo nella piena stagione primaverile, ecco, è bene venire a fare un bel servizio di cosa sono cos'è l'economia, cosa sono tutti quei tir che partono, e come Camera di Commercio si era fatto uno studio molto approfondito su quanti sono i valori e l'indotto che produce questa economia. Per dare un dato, non so se... 150 milioni di euro. Però, e come linguaggio dei fiori è specializzato sulle margherite, o mi può dare un altro suggerimento? La mia azienda, per esempio, sempre in vaso, fa anche rose, no? Fa garofani, quindi tutto piante in vaso, perché noi abbiamo questa filiera. No? Rose?
Di che colore? Rose di tutti i colori, ecco. Rose dalle rosse bellissime, no? Alle a quelle che sono screziate rosa, le bianche, le rosa. Poi sono andata, insomma, siccome sono appassionata di rose, a vedere i vari cataloghi, hanno tutti nomi particolarissimi, ci sono tantissime specie di rose. Certo. La vostra è? Pierre de Rosard, la pianta che più coltiviamo è la Pierre de Rosard, che è uno screziato rosa che ha grande successo. È vero che per coltivare la rosa serve molta più cura rispetto ad altre piante? È una pianta che va curata e coltivata con amore. Diamo un consiglio, oltre all'amore, oltre alle dosi d'acqua, per far crescere bene una rosa? Va bagnata molto assiduamente, perché la rosa ha bisogno di molta acqua, quindi non avere paura sicuramente nel bagnarla. Anche questo è stile artigiano, ma noi prima dobbiamo fare un tweet, lo sa? No, sono del tutto impreparato. Ce l'ha il telefonino? Sì. Lo usa Twitter? No. Ce l'ha il sistema per fare le foto? Sì. Facciamo un selfie, non facciamo Twitter ma facciamo un selfie. Dov'è il suo telefonino? Le tengo il microfono. Andiamo contro le regole. Quindi lei non è social, no, niente Facebook? Assolutamente, penso che un amministratore pubblico sia devastante. Va bene, selfie però quelli li fa? Neanche i selfie fa? Allora, vediamo un po', schiaccio io. Con il sindaco di Ceriale. Abbiamo fatto anche il selfie. Anche questo è stile artigiano.